Le morti bianche continuano ad essere una piaga del nostro paese. I dati ufficiali parlano di quasi 700 vittime nei primi 8 mesi del 2019, numeri che al sud non accennano a diminuire. A destare la preoccupazione dei sindacati è lo stabilimento ex Ilva di Taranto, un colosso siderurgico dove hanno perso la vita 500 lavoratori in 50 anni di attività, senza contare le malattie professionali e quelle causate dall'inquinamento. A luglio, un uomo di 40 anni che pilotava una gru è precipitato in mare a causa delle forti raffiche di vento. È stato ritrovato senza vita dopo 3 giorni. Una morte annunciata. La stessa sorte, 7 anni fa, è capitata a Francesco Zaccaria, 29 anni, sbalzato in mare sempre durante una tromba d'aria, sempre dalla stessa gru. Il padre ancora non si dà pace. Io spero di non essere uno di quelli che dovrà dire e giustizia non è stata fatta. Con quasi 50 imputati e oltre 1000 parti civili, io personalmente penso che sia un processo che non avrà mai fine. I lavoratori lamentano ritardi nelle manutenzioni delle macchine e investimenti sulla sicurezza che tardano ad arrivare. Certo che siamo preoccupati perché a quest'ora siamo ancora a rincorrere l'azienda per quanto riguarda lo stato manutentivo degli impianti. C'è un lavoratore che sta all'interno della fabbrica, deve poter lavorare, deve tornare a casa dalla propria famiglia. Bisogna far spendere i soldi alla proprietà e non ci sono scusanti per nessuno. Cioè, tutti gli investimenti devono essere applicati fino all'ultimo centesimo.